Cari amici, ben ritrovati. Mercoledì 10 maggio 2023, tappa numero 5 del Giro d'Italia, a Tripalda Salerno di 175 km per 2400 metri di dislivello. Caden Grove allo sprint vince una tappa bagnata. Tappa infatti caratterizzata dalla pioggia battente, dalla fuga di tre battistrada, ultimo dei quali rimarrà Zoccarato, che viene ripreso a 7 km dalla fine, ma tappa condizionata soprattutto all'arrivo da tre cadute. Una caduta che si è svolta a 6,9 km dal termine, un'altra caduta a 2,7 km e un'altra caduta proprio sul traguardo. Sono rimaste coinvolte più o meno o perché sono proprio cadute, come ad esempio Evenepoel, o perché si sono trovate un po' ingorgate nel tappo che si è formato, vari ciclisti che aspirano alle prime posizioni. Come detto, vince Caden Groves con il tempo di 4 ore 30 minuti e 19 secondi su Jonathan Milan, Mads Pedersen, Alberto Dainese, Mark Cavendish, Nicolas Dalla Valle, Mirko Maestri, Filippo Fiorelli, Andrea Vendrame e Michael Matthews. Maglia rosa sempre indosso all'Eklund, maglia blu su Thibaut Pinot e maglia color ciclamino per Jonathan Milan. Prossima tappa domani 11 maggio 2023, Napoli, 162 km per 2800 metri di dislivello, con due gran premi della montagna. Bene amici, grazie per avermi seguito anche in questo video, io vi do appuntamento a domani, circa 30-40 minuti dopo la tappa, e se volete rimanere aggiornati con i miei prossimi video, iscrivetevi al canale spuntando la campanella. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un bel pollice in su. Un saluto in bici da Lucoral.